Qualcuno ha detto che una biblioteca è un piccolo angolo di paradiso. Questo è un ulteriore angolo di paradiso, quello che Caselle inaugurerà giovedì 27 maggio, perché è una biblioteca open air, ossia se i cittadini non vanno in biblioteca, la biblioteca va direttamente dai cittadini. Chiediamo all'assessore Erika Santoro, assessora a cultura del comune di Caselle Torinese, come è nata questa iniziativa. Grazie Nadia. L'iniziativa nasce festeggiando la nostra biblioteca e pensando insieme a Triziana, la nostra bibliotecaria, a tutti gli uffici comunali che insieme a me collaborano nella promozione culturale della nostra città, a cos'è un servizio. E allora in tutti noi è sorta la risposta univoca che un servizio è quella cosa che va verso i cittadini. Ecco perché nasce la biblioteca open air, come hai detto tu, è la biblioteca che esce dalla struttura comunale storica e si trova uno spazio dove andare incontro ai propri cittadini, anche i più piccoli, con le scuole. Nasce come regalo di compleanno e noi lo festeggeremo il 27, festeggiando i 41 anni della nostra biblioteca. L'anno scorso le abbiamo dato un nome, in questo anno in corso le abbiamo dato un'immagine, che è quella del logo, e allora quest'anno ci va un regalo e come ogni compleanno che si rispetti ci siamo fatti questo regalo. Non è un regalo alla biblioteca, o almeno non solo, è un regalo a noi stessi, avere uno spazio di lettura, di incontro, di formazione, di pace, perché i libri portano alla pace, Jella Lehmann ce lo ha insegnato, i libri come ponte di cultura, come ponte verso il futuro e come ponte verso la pace. Questo piccolo angolo ce lo siamo ricavato sotto, secondo me, uno dei luoghi più belli di Caselle, questi portici meravigliosi, insieme all'Informa Giovani. Quindi qui non abbiamo solo la biblioteca, ma abbiamo anche il centro di aggregazione culturale del CAGE, abbiamo l'Informa Giovani, i ragazzi hanno collaborato con noi in tutta questa struttura. Io vorrei personalmente ringraziare gli uffici comunali, che se ne dica sui nostri dipendenti pubblici, io vi posso garantire che lavorare con loro è stato meraviglioso, è bastato lanciare un'idea e ho visto una macchina incredibile mettersi in moto e creare tutto questo. Caselle guarda al futuro, ma guarda anche al Nord Europa, perché queste sono iniziative che il Nord Europa ha già sviluppato da tempo. C'è un progetto futuro di ampliamento di questo spazio open air, oppure è solo un esperimento per il momento? No, questo non è un esperimento, questo è una realtà consolidata e assolutamente sì, guardiamo anche al Nord Europa, perché io ritengo che copiare i migliori non è segno di debolezza assolutamente, anzi è segno di grossa intelligenza, guardarsi intorno e trovare negli altri il meglio e provare a realizzarlo con le nostre forze nel nostro ambiente, adattando un'idea all'ambiente in cui uno opera. Quindi questo non è un esperimento, ci tengo a dirlo, è una cosa permanente che verrà usata e verrà magari sì anche ampliata, assolutamente sì, perché no, e magari non solo qui nella biblioteca, come ho detto i servizi vanno incontro ai cittadini, quindi nel futuro perché no creare degli spazi altri in altri luoghi di Caselle dove fare cultura. Questa biblioteca è sempre stata un fiore all'occhiello per Caselle. È possibile avere qualche numero degli accessi, vabbè, nonostante il periodo di pandemia, nonostante insomma tutti i problemi che tutti conosciamo molto bene, è possibile sapere quanti sono i cittadini che si rivolgono a questa biblioteca? Ma per questo io per i numeri chiedo sinceramente aiuto e sostegno alla mia bibliotecaria, perché sinceramente mi occupo dell'altra parte. So, e questo lo dico, che è consolidata, e qui colgo l'occasione, chiedo scusa a Tiziana, per ringraziare le scuole di Caselle,
l'Istituto Comprensivo, perché anche in questa occasione ci hanno dato una mano. Voi il 27 vedrete una biblioteca open air allestita grazie anche ai lavori delle scuole che hanno partecipato, compresa la scuola La Famiglia, la scuola paritaria che abbiamo a Caselle, quindi di sicuro c'è, purtroppo ahimè grazie a questa pandemia, un numero ridotto, ma i numeri rimangono sempre molto alti. Vi dico solo, avremo 280 libri da regalare, nuovi, che ci sono stati donati da librerie e case editrici, quindi regaleremo, per questo dicevo è un regalo alla biblioteca ma è un regalo a noi stessi. Lascio però sui numeri sinceramente la parola a Tiziana. Ma diciamo che in un periodo normale abbiamo circa dai 14 ai 15 mila prestiti annuali. Nel 2020 con la pandemia abbiamo dimezzato, nel senso che abbiamo fatto circa 7.400 prestiti nel 2020. Però questi sono prestiti reali che abbiamo comunque fatto col prestito di soglia. Non tengono conto perché non sono quantificabili, perché quelli rientrano in tutto il sistema bibliotecario, tutti i prestiti che abbiamo fatto con la piattaforma MLOL online. Io avevo fatto un conteggio, col MLOL abbiamo più o meno prestato quasi 500 libri online, quindi ebook eccetera, che vanno ad andrebbero ad aggiungersi ai 7.400-7.500 prestiti del 2020. E poi un'altra cosa che volevo dire, oltre al fatto appunto della partecipazione delle librerie che hanno partecipato immediatamente appena sono state contattate, chi ha potuto ha dato di più, chi non ha potuto tanto ha dato di meno, però tutti hanno partecipato. Sono libri da 0 a 13 anni che noi regaliamo ai ragazzi, perché quest'anno questo evento di giornata della lettura a voce alta, noi abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli abitanti, le scuole, le famiglie, affinché il 27 tutti trovino un po' di tempo per leggere a voce alta ai bambini. Abbiamo dedicato questa giornata ai bambini perché i bambini sono quelli che più hanno patito in questo periodo di pandemia, e sappiamo dai dati nazionali che quest'anno, anzi nel 2020, l'acquisto dei libri è aumentato molto, si è letto di più, quindi vuol dire che in un periodo difficile la lettura ha aiutato veramente, ci ha tenuto compagnia. Allora questo giorno vuole essere un giorno dedicato ai bambini, alla lettura soprattutto, perché grazie alla lettura ci siamo sentiti un po' meno soli in questo periodo. E ci piacerebbe, io con Erika ne ho parlato, lei mi ha detto che è d'accordo, ci piacerebbe che questa giornata, il 27 maggio, diventasse veramente sempre la giornata della lettura a voce alta, magari declinata in altre forme negli anni futuri. Possiamo pensare delle alternative. Quest'anno è tutta per i bambini, perché sono loro quelli che hanno sofferto di più questo periodo. Beh, in questi giorni avrete letto che Ivrea, la città di Ivrea, si è candidata a capitale nazionale del libro, della lettura. Ecco, nel progetto che ho letto su questa candidatura, adesso il dossier sarà tutto da fare, però in questo progetto c'è la creazione di un hub culturale cui credo farà parte anche Caselle, visto che mi pare che faccia parte del sistema bibliotecario di Ivrea. Sapete, cioè, avete già avuto notizie, sapete già in quale modo potrete entrare in questo progetto? Ancora non sappiamo nulla, perché come hai detto tu, insomma, è un progetto in itinere, non è neanche un fascicolo facile da costruire, ma sin da adesso posso dire ai colleghi di Ivrea che ci troveranno assolutamente disponibili ad affrontare insieme a loro questo percorso. Ci mettiamo a disposizione del nostro sistema bibliotecario di cui facciamo parte
per creare insieme delle iniziative, e Caselle sicuramente ci sarà. Quando c'è da fare cultura, Caselle c'è. I numeri che ha detto Tiziana parlano molto chiaro. Di fronte ai numeri non si può non piegare la testa. In una città come Caselle, avere una media di 15.000 prestiti in un anno normale è una soglia incredibile. Averne 7.500, quasi 8.000 in un momento pandemico dove nessuno poteva uscire di casa. Ricordo che i nostri ragazzi dell'Informa Giovani si sono resi disponibili a portare i libri a casa con le biciclette purché la gente continuasse a leggere. Tiziana vi ha detto che la lettura è stata uno dei mezzi di rifugio, perché è vero, insomma, chi legge, chi ama leggere come me, come Tiziana, sa benissimo che in un momento difficile non c'è niente di meglio che rifugiarsi in un buon libro per almeno sognare un po' un mondo migliore, e perché no, imparare. Quindi comfort book, non solo comfort food ma anche comfort book. Possiamo spiegare come si avrà accesso a questo spazio, se questo spazio sarà sempre aperto, oppure quali saranno le modalità, insomma? Le modalità sono quelle dell'accesso alla biblioteca. Ovviamente la sera questo spazio verrà chiuso anche per proteggere le infrastrutture, anzi colgo l'occasione per chiedere a tutti i cittadini, questi sono beni comuni. Le ringhiere che vedete, i vasi, i tavolini, sono beni di tutti noi acquistati con soldi pubblici, quindi è interesse di tutti, e qui faccio appello ai miei concittadini e al loro senso di responsabilità: aiutateci a preservare questo spazio, aiutateci, non obbligateci a mettere le telecamere per verificare chi o cosa fanno, insomma aiutiamoci tutti, è un bene di tutti, è stato acquistato con i soldi di tutti noi. Ovviamente quindi però alla sera, per ragioni anche di sicurezza, toglieremo lo spazio, dopodiché ogni mattina verrà riallestita per essere utilizzata nel momento in cui l'Informa Giovani o la biblioteca sono aperte. È assolutamente gratuito, non si paga l'ingresso, chiunque potremmo leggere tutto quello che vogliamo, nel senso che se dalla stampa ai quotidiani altri, ai libri, alle riviste, i ragazzi potranno venire a studiare, perché no? A usare l'Informa Giovani, perché no? O addirittura, e in questo ci faremo parte attiva noi, e invito le associazioni culturali di Caselle, se hanno delle idee per sfruttare questi spazi, perché no? Ci saranno momenti di lettura, come ha detto Tiziana, di lettura per i bambini, le scuole. Noi siamo a vostra disposizione, è uno spazio pubblico di tutti. Allora direi viva la biblioteca di Caselle, che conosco da tanto tempo e so qual è il suo valore. E buona festa, buon compleanno.